Ecco, calcio di rigore, comincia la Mario Tano, Matteo in porta, rete, il primo rigore realizzato. Adesso si accinge a battere il rigore Luca Rulli. È il primo rigore per la Virtus. Rete, ha realizzato anche uno pari fino adesso. Un rigore ciascuno realizzato. Adesso si accinge a tirare il secondo rigore il calciatore della Mario Tano. Va sicuro, sulla porta c'è il nostro Matteo D'Ottavio. Ecco, concentrato, spiazzato Matteo, proprio l'ha messo sul lato opposto dove si è buttato Matteo. Adesso si accinge a tirare il rigore il nostro Michele Daniello, numero 10. Il nostro Michele si accinge sicuro, calma Michele. Rete, un bel all'incrocio dei pali, una bella esecuzione del nostro Michele Daniello, numero 10. Fino adesso nessuno sta sbagliando, tutti i calci di rigore sono stati realizzati. Adesso si accinge a battere il rigore il giocatore del Mario Tano. Fuori. Ma in rete? Ma chi è, bucato la rete? Non l'ho visto, eh. Adesso si accinge il nostro Lele Gianleonardo, calmo. Rete, ha realizzato anche Lele Gianleonardo, Emanuele, più comunemente conosciuto come Lele. Adesso si appresta il giocatore della Mario Tano. Il nostro Matteo sta pronto per battere. È parata Matteo, grande parata del nostro portiere Matteo D'Ottavio. Adesso si porta sul dischetto il nostro Tei Di Mata, che al torneo di San Benedetto, alla finale, è stato il primo a tirare il rigore, l'ha sbagliato. Speriamo che si rifaccia con tutti gli interessi. Anche questa volta Tei Di Mata, il portiere ci si è seduto sopra sul pallone proprio. Adesso si appresta a tirare il rigore il giocatore della Mario Tano. Lo si vede concentrato, ma anche il nostro Matteo è concentrato. Parata! Seconda prodezza del nostro Matteo D'Ottavio, seconda prodezza. Calma Gianluca. Calma, freddezza. Adesso si appresta il nostro Gianluca Malbone a battere il suo rigore, calma. Rete! Ha segnato Gianluca. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto con l'ultimo rigore battuto da Gianluca Malbone.
Ecco, bravo, ecco, ecco, ecco i nostri ragazzi esultanti dopo la beffa della finale, che anche lì ci sono stati la sequenza di rigori e dove proprio Mata, che era il primo rigorista, ha sbagliato il rigore anche questa volta, si vede proprio. Ecco il nostro Mata, il nostro Teddy Mata, Nicola, che ha segnato la rete del pareggio, e il grande Alessio. Congratulazioni, siete una bella squadra. Bravo Matteo, bravo Matteo, bravo il nostro pure Dondino. Ecco. Oh. Ecco il nostro mister. Adesso c'è la premiazione. C'è la premiazione per il primo e il secondo posto. No, niente, capita, ci è capitato anche a noi a San Benedetto. Domenica pure a noi a San Benedetto abbiamo perso ai rigori. Sì, con il Terni. Il Terni. Sì, sì, abbiamo sbagliato 3 rigori. Quelli ne hanno sbagliato uno in meno, hanno vinto, capita. Ma sì, avete fatto un'ottima gara. Sì. Pronto, pronto? Pronto Pasquale, dimmi. Quando vuoi? Pronto? Lorenzo. È una chiamata senza. Ecco, adesso c'è la premiazione. Tutti i calciatori ricevono la medaglia di partecipazione messa in palio dall'organizzazione di questo torneo di Atessa. Tutti i ragazzi ricevono una medaglia ricordo di questo torneo. Adesso sono i ragazzi del Mariotano che stanno dicendo che si sono classificati secondi in questo torneo per la categoria giovanissimi. Una bella compagine, il Mariotano, anzi bisogna dire per dovere di cronaca che sono scesi in campo più determinati di noi, erano più concentrati proprio in partita, mentre noi abbiamo un po' preso la gara sotto gamba, almeno per il primo tempo. Dopo, nell'intervallo c'è stata la strigliata di mister Gabriele, ha richiamato a dovere i nostri ragazzi e si è giunti al pareggio in quanto perdevamo per 1-0. Ecco, adesso c'è la consegna della coppa al capitano della Mario Tano, consegna della coppa. Adesso c'è la premiazione. Della vincitrice di questo torneo, ecco, riceve la prima medaglia ricordo Guido, adesso Manuele, adesso il nostro Michele riceve la medaglia, adesso c'è Filippo, adesso c'è il nostro Gianluca, adesso il nostro c'è Gabriele, il nostro Luca, il nostro Karan, il nostro Bartolo, il nostro Federico, adesso c'è l'infortunato, il nostro Lorenzo, che zoppica, nel primo tempo si è fatto male. Dopo Lele, adesso il grande Matteo, che ha parato 2 rigori, il nostro Alessio, il nostro Christian,
il nostro Nicola Perrucci che ha realizzato il gol del pareggio e per ultimo il nostro capitano Teidi Mata. Adesso c'è il nostro mister Gabriele di Felice. Ci a posto. Adesso c'è la coppa. La coppa. Ecco. Si mantiene. Adesso è salito il nostro capitano Teidi Mata. Che riceve. Alza la coppa al cielo, la Virtus Castelfrentano. Grazie. È risultata vincitrice di questo torneo per la categoria giovanissimi. Voglio questo una cosa. No. Voglio. Congratulazioni ragazzi, ecco il nostro Michele. Riprendiamo un po' di roba. Ecco, i nostri ragazzi stanno rientrando nello sfogliatoio per la doccia. Ci troviamo in questa bella ridente città di Atessa. Ecco il nostro pure Andrea, collaboratore, il nostro mister. D'apposto. Grazie, grazie. Ce lo siamo meritati per il grande lavoro fatto quest'anno. Sì, sì. Okay. Mi è venuta la febbre al rigore del povero Ted. Siamo stati grandi tutta la stagione. Sì, questo è soltanto un piccolo premio per il lavoro fatto, per il grande impegno, e anche oggi abbiamo fatto una partita a dei ritmi altissimi per questa categoria. I ragazzi se lo meritavano, ma più per altro per il lavoro svolto durante l'anno. E grazie sempre a te, e una dedica a tutta la società che ci ha accompagnato tutto l'anno per raggiungere questi obiettivi, sperando che l'anno prossimo possiamo fare ancora meglio. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie.